Guardi in questo cilindro d'argento. Si tratta di arte anamorfica. Esatto. E questa è l'evoluzione della croce. Vede, questa è come deve apparirle la sua situazione, indecifrabile, contorta. Ma se fa un passo in avanti, tutto finalmente si sistema, tutto prende senso. È quello che penso anch'io. Dipende tutto dall'angolo da cui sceglie di guardare le A cose. me sembrano tutte banalità, come... Come cosa? Sono aperto alle critiche. Beh, non vorrei essere offensiva, ma sembra una pseudo-argomentazione, tipo tutti gli africani hanno il ritmo nel sangue. Tanto di cappello. Posso essere più preciso sui punti di vista e le prospettive? Sì. Sì. Per tutta la vita ho desiderato di vederlo veramente. Dov'è questo posto? Roma, Convento della Santissima Trinità. Guardando questo corridoio, sembra del tutto normale, un santo che siede sotto un albero. Ma più ci avviciniamo, più le sagome diventano incomprensibili. Finché. Guardi qui. Le pieghe della tunica del santo danno vita a questo grande paesaggio allungato. Le pieghe, distese in questo modo, diventano lo stretto di Messina, che il santo voleva attraversare, ma il barcaiolo si rifiutò di trasportarlo. Quindi lanciò il suo mantello in acqua e navigò su di esso fino alla Sicilia. Immagini di camminare lungo questo corridoio. Io l'ho sempre sognato.